Lifetime in repeat. Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Dragon Ball Z Kakarot. Siamo qui sempre con le missioni secondarie, siamo adesso con nei panni di Vegeta. Siamo all'inizio di quella che dovrebbe essere la saga degli androidi. E abbiamo questa missione qua dove abbiamo il giovane Triclope o comunque Tenshinhan. Fatemi gironzolare. Qua c'è qualcosa? Un po' di oggetti qua. Prendiamo un po' di roba, sfere. Possono sempre servirci. E adesso andiamo da Tenshinhan. O Tenzing, come preferite. Oi. Perché te ne stai lì impalato? Non dirmi che sei terrorizzato dagli androidi. Non fraintendermi. Non ho paura degli androidi. Il fatto è che più mi alleno, più mi rendo conto del divario che c'è fra me e gli altri. Forse allenarsi non è sufficiente per restare al passo con voi, Saiyan. Ecco perché sono preoccupato. Parli proprio come un fallito. Fallito? Sappi che ho intenzione di continuare a impegnarmi, anche se non raggiungerò mai il livello di Goku. Bah, Kan che abbaia non morde. Che ne dici di sistemare subito la faccenda? Vedrai quanto so mordere. Vegeta ha assestato un duro colpo all'orgoglio di Tenshinhan. Dimostragli che non deve sottovalutarlo. Ah, quindi usiamo il significato dell'allenamento. E va bene, fatti sotto quando vuoi. Ma usiamo Vegeta. Ah, sì, ok. Ho parato, Triclope! Sei stupido! E parato! Certo che ne prendi di botte, eh. Allora, Tenshinhan.
Oh, hai usato il raggio Dodompa. Battuto. Pensavi veramente di avere qualche possibilità di battermi? Arrenditi finché sei in tempo. Sì. Maledizione. Non riuscirò mai a battere un Saiyan. Poi? Battiti pure con gli androidi se vuoi. Ma vedi di non starmi tra i piedi. Tra i piedi, eh? Non è una brutta idea. Non devo per forza battere gli androidi. Mi basterà lasciarli per facilitare il compito agli altri. Ah, mi basterà intralciarli per facilitare il compito agli altri. Scusate, sono appena svegliato. Devo continuare ad allenarmi e ingoiare il mio orgoglio se voglio superare il mio complesso di inferiorità nei confronti dei Saiyan. Storia completata. Bravo Tenshinhan. Finalmente ha capito e se n'è andato. Ok, allora, ho girato un po', regà, con Vegeta, ma non ho trovato chi cercavo. Pensavo di riuscire a trovare nell'area desertica per farvi vedere un certo easter egg, ma che ho scoperto su internet, ma volevo capire la zona così che anche voi poteste trovarla. Ma se sapete dove trovare l'easter egg inerente a Dragon Ball GT, raga, fatemelo sapere con un commentino qui sotto, che poi magari lo recupero più avanti e vi mostro dov'è. Niente, adesso sono andato avanti con la storia principale e siamo qui con Goku, nei panni di Goku, e c'è qui la missione di Yajirobei o Jirobei, perché come potete vedere qua c'è solo questa missione secondaria, perché qui da Rekaio non c'è niente e c'è solo questa. Ciao Yajirobei, allora eri qui. Ah, sei tu Goku. Che vuoi? Sappi che non ho alcuna intenzione di affrontare gli androidi. Non sono qui per allenarmi. Voglio solo prendere qualche pesce. Serviti pure. Comunque, non sono un codardo. Posso aiutarti negli allenamenti se vuoi. Ho un'idea. Perché non vediamo chi riesce ad acchiappare più pesci? È una gara di pesca. Ti ha sfidato a una gara di pesca. Cattura un pesce enorme e mostraglielo. Ok. Diciamo che comunque la missione, quella di prima con Tenshinhan, non era poi lunghetta, eh. Non li vediamo. Sembra divertente. Ci sto. Prendiamo quelli là. Pesce gatto gigante e pesce gatto scarlatto. Ok. Va bene, Yajirobei. Questa sarà un po' più lunga rispetto a quella di prima. Sì, perché farò entrambe le missioni attaccate. Non sono poi così difficili. Venite, pesciolini. Dai. Dai. Vieni. Bello lui, guardalo. E no! Bang. Pesce gatto scarlatto al primo colpo, regà. E ora vediamo se riusciamo a prendere il pesce gatto quello normale. Dai. Vieni. Adesso che hai visto la coda.
Cucù. Sono una scimmietta. Cucù. Cucù. Mordimi la coda, sono una scimmietta. Wow, e là là. Boom. Titiri. Pesce. No, pesce gatto gigante, sì. Ci sta? Sì, ne manca uno. Manca un pesce gatto gigante. Dai, su. Dai. Vieni. Dai che c'è una bella scimmietta. Venite da bravi. Chi di voi due morde? Chi è che morde? Ah, ok, morde lui. È ancora quello scarlato. Mi serve l'altro. Vabbè. Siamo già a 2-1, Girobei. Mi serve quell'altro, me ne serve uno, me ne serve. Ecco, no. Sparisci. Trota. Una trota. Per non dire altro. Dai, devo trovare un uno me ne manca. Gli ho trovati due di fila, quelli. E dai, dai. Bravo. Oh, eccolo. Abbiamo concluso. E abbiamo tutto. Mostriamo a Girobei o Yajirobei. Girobai, Girobei. Il Ritotai. Ne ho presi un sacco. A te com'è andata, Yajirobei? Nisba. Eh? Che vuol dire? Vuol dire che non ho preso niente. Ho perso. Sei contento? Oh, peccato. Beh, allora... Aspetta. Hai preso un sacco di pesci. Potremmo fare a metà? Scordatelo. Bastano appena per me. Che taccagno. Beh, non mi resta che andare a mangiare qualcosa da Corin. Visto che puoi volare, almeno accompagnami in cima alla torre. Impossibile, non puoi salire sulla nuvola d'oro, ricordi? Puoi portarmi sulle spalle. Niente da fare, mi dispiace. Ci vediamo. Come sarebbe? E va bene, ingrato. Non ti aiuterò mai più. E quando mai hai... Ah beh no, aspetta, hai aiutato contro Vegeta. Però i tuoi capelli si sono buggati nella casacca, in quello che è. Potrei sempre usare il teletrasporto e portarlo lassù. Che c'è? Sei venuta a ridere di me? Vattene via, cuore di pietra. Se è così che la pensi, allora non userò il teletrasporto per portarti da Corin. Ciao ciao. Cosa? Perché non l'hai detto prima? Siamo amici, no? Su, andiamo. È proprio una spina nel fianco. Quindi finora hai vissuto sulla torre di Corin? Non deve essere facile dover salire e scendere continuamente. Ovvio che vivo lì. Non ho altro posto dove andare. Ma appena lo troverò, me ne andrò a gambe levate. Sai come no? Storia secondaria completata. Seme di Senzu, collana costosa. Vabbè. Oh, sei tornato. Proprio quando iniziavo ad abituarmi alla pace e alla tranquillità.
Tu scherzi sempre, maestro Corin. Lo so che mi vuoi bene. Fatti. Come si fa a volere bene a uno scroccone come te? Ehi, non è una cosa molto carina da dire. Yari yari, Jenna. Sento già il mal di testa che torna. Lo so che in fondo sei contento di avermi al tuo fianco. Curia. Ti sembro contento per caso? Sono felice di vedere che vi divertite voi due. Ok, abbiamo completato. Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. Metterò insieme le due missioni di oggi. Metterò quella di Tenzing con Vegeta e questa insieme, perché come avrete visto sono due missioni molto semplici, corte, e magari per fare un po' di minutaggio attaccherò entrambe nello stesso video, se no, perché nell'altro non ho chiuso e quindi dovrò unire i due video. Detto questo ragazzi, io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non avete ancora fatto, e alla prossima. Ciao belli.